Fabrizio, l'unico romano fra i 22 fra campo e panchina, una bella meta sotto la curva sud, credo che sia il sogno ideale, o sbaglio? Vabbè, sicuramente penso che se non deve nascondersi, questa è la partita che puntiamo tutti quanti per la vittoria giustamente la Scozia è un avversario che possiamo battere. Abbiamo visto che in questo torneo ci sono ancora squadre, vedi il Galles, che sono veramente ancora un altro livello per noi, ma dobbiamo arrivarci in futuro. E partite come questa, poi soprattutto davanti a uno stadio con 73.000 tifosi, penso che abbiamo veramente un'arma in più. Senti, come si affronta la Scozia arrivando a quest'ultima partita con tanti cerotti da una parte e dall'altra? Sinceramente siamo abituati, tutti noi rugbisti, ma tutte le domeniche veramente non si è mai 100%, c'è sempre qualche acciacco. Ma la squadra nostra sicuramente ha qualche giocatore che deve ancora recuperare, non si sa ancora se farà parte della partita, ma fa parte del gioco. Il rugby è sempre stato così e sarà sempre così, penso. Perché un piano di gioco particolare contro la Scozia, inevitabilmente dovremo attaccare di più dopo Galles, perché lì non siamo stati in grado. Qual è secondo te la chiave di lettura fondamentale di questo match? Ma sicuramente possiamo dire che le fonti del gioco, quindi Tush e Mischi, sono una parte fondamentale. Se non abbiamo il pallone lì, difficilmente potremo imporre il nostro gioco. Poi anche la disciplina è un punto che non dobbiamo lasciar perdere, perché sappiamo benissimo che gioca al piede, quindi i punti con i calci sono importantissimi, quasi quanto una meta, e dobbiamo essere molto attenti noi e dobbiamo cercare di fare qualche fallo a loro in più magari. Come detto prima, tanti acciacchi, essendo l'ultima partita sarà ancora più importante la panchina, tutta la squadra dovrà partecipare, anche perché l'Italia spesso nel secondo tempo non è riuscita a concretizzare troppo il suo gioco. Lo sapete, nel rugby comunque, a differenza di altri sport, la panchina quasi sempre entrano tutti, perché effettivamente servono delle forze fresche nel secondo tempo. Io spero di poter dare il mio contributo e come tutti quanti gli altri ragazzi sono in panchina. Naturalmente, essendo Roma, per te è uno stimolo in più. Vabbè, inutile, lo ridico, ma da romano giocare in uno stadio dove ho vissuto tante domeniche è un'esperienza incredibile. Non so se addirittura scatterà la lacrima all'inno, ma veramente sarà un'emozione che non dimenticherò mai.